Ciao! Oggi vorrei darti qualche consiglio su come utilizzare quei polverosi vecchi libri in lingua inglese che giacciono sul tuo scaffale, oppure come iniziare a leggere nuovi libri appunto in lingua inglese. Ricordati che la lettura è un ottimo strumento per migliorare l'apprendimento linguistico. Ti darò pochi e brevi consigli applicabili fin da subito. Consiglio numero 1. Acquista o prendi in prestito un libro bilingue, dove da una parte troverai la lingua inglese e dall'altra parte troverai la lingua italiana. In questo modo potrai semplicemente, con un'occhiata, confrontare le due lingue e cercare e scoprire parole sconosciute senza utilizzare un vocabolario. Secondo consiglio, molto divertente e utile anche per tornare un po' bambini. Leggi libri per bambini. Solitamente appunto questi libri sono più semplici e quindi adatti anche a chi deve cominciare. Hanno solitamente frasi più brevi e sono anche con un minor numero di pagine e ti permetteranno quindi di immergerti nel mondo della fantasia ed imparare e migliorare l'apprendimento di una nuova lingua. Terzo consiglio. Sono sicura che quando eri bambino o bambina hai avuto un libro che ti ha appassionato, una storia che ti ha veramente coinvolto. Bene, cerca la versione in inglese e leggila. Il conoscere i personaggi e la storia ti aiuterà a leggere il libro facendo soprattutto meno fatica, oltre che a divertirti. Ultimo consiglio. Prendi appunti. Se hai la possibilità, compra un libro usato in modo che sia possibile scriverci sopra e appunto scrivici, mettici delle note, parole nuove, cerchia, colora, in modo che anche la parte visiva della memoria sia stimolata. Insomma, come hai visto, pochi semplici consigli che ti aiuteranno a diventare un super lettore e a migliorare il vocabolario e anche la scrittura. Spero che ti sia servito questo consiglio di oggi e alla prossima. Ciao!